Il dottor Donald Johanson, direttore dell'Istituto delle Origini Umane, ha scoperto Lucy, ritenuta un anello di congiunzione scimmia-uomo. Le famiglie dell'uomo e della scimmia si separarono e seguirono percorsi evolutivi individuali e distinti. Non sappiamo con esattezza come fosse il comune antenato, ma sappiamo che assomigliava un po' al Ramipithecus. Il Ramipithecus è stato ricostruito solo in base alla mascella e ad alcuni denti, e per moltissimi anni il Ramipithecus venne considerato il nostro antenato fra le scimmie. Ma oggi il dottor Pilbeam del Museo Peabody dell'Università di Yale ha affermato durante una mia intervista che sono state trovate circa 40 di queste creature. Alcune di loro sono quasi complete e non sembrano affatto avviate a diventare uomini, assomigliano di più agli oranghi. Il dottor Pilbeam di Yale, che per primo aveva sostenuto che il Ramipithecus era un antenato dell'uomo, insinua ora che non lo sia. Un altro anello di congiunzione, l'uomo di Giava, fu inventato da Eugène Dubois quando trovò frammenti di un teschio, probabilmente di scimmia, e 15 metri più là l'osso di una gamba umana. Prima di morire, Dubois confessò di aver anche trovato due teschi umani nello stesso luogo e ammise che il frammento del teschio apparteneva effettivamente a un animale selvatico e non ad un uomo scimmia. L'Homo erectus è più conosciuto come l'uomo di Giava e fu a questo punto della sua evoluzione che il nostro antenato cominciò a fabbricare ed usare queste grandi asce triangolari che il suo cervello aumentò di oltre 1000 cm3, sviluppò proporzioni fisiche come le nostre e si avviò definitivamente verso gli ominidi più recenti, compreso l'uomo moderno. Gli evoluzionisti accettano ancora questa beffa e la presentano al pubblico come il vero anello di congiunzione. Se pensate che il caso dell'uomo di Giava sia incredibile, ascoltate la storia di Lucy di Johansson, un piccolo scheletro adulto alto 1,7 m che assomiglia proprio ad uno scimpanzé. Come sapete, Lucy fu trovata nel 1974 e qualche volta mi riferisco a lei come alla donna che fece tremare l'albero genealogico dell'uomo, perché è lo scheletro più vecchio e completo di antenato umano noto agli antropologi. Sapete, la specie che Lucy rappresenta è ritenuta un'antenata dell'uomo moderno. L'importanza di Lucy è che ci dà una buona idea di come fossero i nostri antenati 3 milioni di anni fa. Possiamo apprenderlo dal suo scheletro, ad esempio, dal modo in cui camminava. Quando osserviamo l'articolazione del ginocchio, quando esaminiamo il bacino, vediamo che camminava come noi e non come uno scimpanzé. Johnson disse persino che, nonostante fosse una creatura molto simile alle scimmie, camminava eretta. Ebbene, lo scimpanzé pigmeo gira oggi per la foresta equatoriale quasi sempre eretto. Questo dunque non prova proprio nulla. Le sole caratteristiche di Lucy che suggeriscono la posizione eretta sono il ginocchio e le giunture dell'anca. Il dottor Oxnard ha concluso che le affermazioni di Johansson sull'anca non sono fondate. Il ginocchio non fu nemmeno trovato con Lucy, ma a 1600 metri di distanza e 61 metri più in basso rispetto alle altre ossa. Lucy rappresenta meglio di ogni altro fossile mai trovato in Africa ciò che la persona media immagina sia l'anello mancante. Così ha un'importanza straordinaria per comprendere le primissime fasi dell'evoluzione umana. Richard Leakey e altri affermano che Lucy è un collage di due o più specie. Tutto ciò non è ridicolo. È ridicolo che definiscano la teoria della creazione non scientifica. Il caso successivo fu l'uomo di Piltdown. Si trattò di un teschio umano cui venne adattata la mascella di un orangotango perché quest'ultima sembrasse umana. I denti furono allineati. Si scoprì che fu una vera frode. L'uomo di Piltdown fu una frode deliberata ed ingannò i maggiori evoluzionisti del mondo solo perché volevano credere a tutti i costi che ci fosse una prova dell'evoluzione. L'uomo di Neanderthal fu trovato per la prima volta nella valle di Neanderthal in Germania. Quasi tutte queste creature sembrano molto recenti, ma alcune di loro, due o tre, avevano un aspetto molto curvo che faceva riflettere.
Pertanto, due scienziati dell'università di Johns Hopkins si recarono nei musei europei, presero queste ossa ed esaminarono ai raggi X quelle che sembravano molto curve. Scoprirono che le creature piegate in avanti soffrivano di rachitismo o di qualche malattia da carenza di vitamina D, come l'artrite. Così riclassificarono i Neanderthal, non collocandoli più in una specie a sé, ma in quella dell'Homo sapiens, cioè dell'uomo moderno. Put them back into Homo sapiens, the same as modern man. L'uomo di Nebraska consisteva di un unico dente e da quest'unico dente furono tratti dei disegni che mostravano come una creatura simile alle scimmie si fosse evoluta nell'uomo. Risultò poi che questo dente non era altro che il dente di un maiale morto. Per gli evoluzionisti abbiamo così un maiale che muta in scimmia. Penso che l'uomo sia sempre stato uomo. Le prove scientifiche lo dimostrano. A porte chiuse o di tanto in tanto, parlando molto sinceramente, gli evoluzionisti ammettono che non esistono prove che l'uomo sia derivato dalla scimmia. Sono molto preoccupato per il fatto che i nostri musei presentano la teoria dell'evoluzione come se fosse un dato provato. In realtà diffondono informazioni false. Invece la realtà che gli evoluzionisti tentano di nascondere è evidente. Le testimonianze fossili rivelano che gli esseri viventi non si sono evoluti da forme primitive verso forme avanzate, ma sono apparsi tutti all'improvviso integralmente. Cioè, gli esseri sono creati. Tutti gli esseri viventi sono giunti all'esistenza con le loro caratteristiche perfette, grazie al progetto di un creatore, eminente per superiore potenza, sapienza e conoscenza.